Eccoci qua, andiamo a vedere il leone che cosa ci ha risposto. Vediamo un po' la risposta del leone. Allora, vediamo un po', spero che qua ci stiano tutte queste carte, vediamo un po'. Allora, beh, innanzitutto quest'uomo, che personaggio è? Un po' ombroso, sicuramente un po' ombroso, un po', diciamo, non si mostra mai completamente. Vi fa vedere quello che vi vuol far vedere lui. Con questo non sto dicendo che sia una persona falsa o quant'altro, semplicemente un tipo un po' tenebroso, un po' ombroso, capito? Uno che non si apre mai più di tanto. Senz'altro l'interesse nei vostri confronti quest'uomo ce l'ha, ma non vi mostra sinceramente più di tanto, secondo me, eh? Non vi mostra più di tanto, secondo me. Lui lo vedo pronto a portarvi da qualche parte, quindi senz'altro quest'uomo qualcosa da voi la vuole, però come vi vede? Come vi vede? Come siete ai suoi occhi? Distratte. Quindi una tizia sicuramente, una tipa sicuramente solare, solare, una donna che senz'altro si ama. Quindi qui l'amore per se stessa senz'altro c'è. Molto carina, molto aperta, molto. Però, come vedete, agli occhi chiusi, quindi senz'altro qua quest'uomo, lo dico poi un po' da tutte le carte che vedo naturalmente, non vi vede così aperta a lui, ok? Perché qui non lo guardate. Lui ha uno sguardo un po' aperto, naturalmente, dagli occhiali. Però è comunque uno sguardo diretto, quindi guarda verso di noi, è chiuso perché ha le braccia incrociate, eccetera, eccetera, va bene? Però quantomeno qui lo sguardo verso di noi ce l'ha, voi no. Voi siete lì tranquille, beate, scaldate dai raggi del sole, no? Gli date in qualche modo le spalle. Quindi i casi sono due: o non vi siete accorte del suo interesse, anche perché quest'uomo non è che faccia sinceramente più di tanto per farvelo capire, o non vi interessa, siete prese da altro, siete prese da altro. Qui lui cosa vuole da noi? Cosa fa? Sicuramente quest'uomo ha dei rimpianti, perché qui ci vedo proprio il rimpianto in cuor suo verso di voi. Non capisco, non so per quale motivo voi chiediate, mi sia venuto fuori una storia di questo tipo. Però qui fanno vedere o un litigio successo che accadrà e mi fa vedere concorrenza, concorrenza. Anche se però sinceramente non sono sicura da chi venga sta concorrenza, mi spiego, se siete voi che siete interessati ad un altro uomo o se è lui che ha anche un'altra donna. Perché qui posso vederci anche due donne in questa situation.
Io vedo che lui sta cercando di mantenere la calma, di superare un qualcosa. Qui c'è uno scoglio di qualche tipo fra voi due. C'è uno scoglio di qualche tipo fra voi due. Io credo che qui alla fine, parte io vedo voi defilarvi, non so per quale motivo, vedo voi defilarvi, vedo voi defilarvi. Forse verso qualcosa di nuovo proprio perché qui c'è anche il nuovo in ballo, ma noi qui stiamo guardando lui e quest'uomo l'interesse nei vostri confronti ce l'ha. Qui ce l'ha. Però c'è anche concorrenza, qui c'è un'altra persona da qualche altra parte. Voglio un attimo ampliare, scusate un attimo perché voglio vedere una cosa, scusate. Andiamo a vedere, perché qui quest'uomo l'interesse, e infatti vedi, l'interesse verso di voi ce l'ha, però mi fa vedere come se ci fosse un'altra persona o comunque un'altra situazione che porta a dei rimpianti, capito? A dei dispiaceri, a degli ostacoli fra voi due. Qui potrebbe essere che uno dei due è sposato o impegnato da un'altra parte, eh? Vediamo. Vedi? Sì, confermo. Qui confermo ragazze e ragazzi anche, insomma, se siete anche voi a guardarmi. Qui ci potrebbe essere come si dice, un matrimonio, una relazione stabile da un'altra parte. Eh? Ecco perché diciamo così questa situation. Lui qui potrebbe vedervi come una donna che, come si posso dire, non vede, non guarda, non vede, non vuol vedere, non vuol guardare la realtà. Quindi qui c'è un qualcosa che voi non capite o non volete capire o vedere, sia che siate la donna ufficiale, sia che siate invece l'altra. Ok? Almeno questo è quello che pensa di voi. Qui ci vedo litigi, 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 forse proprio perché non vi sentite, diciamo così, messa al primo posto sul piedistallo. Voi vorreste essere l'imperatrice per quest'uomo, la prima donna, l'unica, e magari adesso non lo siete, non so. Ok? Comunque rimaniamo sul tema. Qui abbiamo chiesto lui nei nostri confronti come ci vede, cosa prova, eccetera. Quindi qui un interesse senz'altro c'è. Non può darvi quello che voi vorreste, diciamo così, perché c'è un'altra persona da qualche parte e qua ci posso vedere dei litigi proprio dovuti ad altre persone. Comunque, ecco, per chiudere, per riassumere, qui l'interesse sicuramente c'è. C'è passione, c'è desiderio verso di voi. Vi vedo una donna pulita, bella, leggiadra, solare. Quindi voglio dire, tutti i sentimenti, tutti i pensieri, tutte le emozioni più che positive nei vostri confronti, va bene? Eccoci qua. Vediamo adesso la chitarra che risposta ci ha dato. Andiamo a vedere un po' questa chitarrina bianca, cosa ha detto. Che tipo? Eh? Insomma, voglio dire io. Andiamo un po' a vedere. Guardate qua. Non c'è male, eh? Non so se riuscite a vedere bene. Allora, eccolo qua, andiamo a vedere.
Vado un attimo ad ampliare, voglio chiedere una cosa e poi vi spiego. Vediamo un attimo. Beh, un bel tipo, eh? Avete visto? Che bel ragazzo. Andiamo a vedere, voglio chiedere un attimo una cosa. Apriamo un po'. Ok. Beh, allora, dunque, questo che tipo è? Cioè, ve lo devo spiegare? Ve lo devo spiegare, voglio dire io. Insomma, mi pare abbastanza evidente. Allora, dunque, beh, un tipo molto mascolino, sicuramente questo è un tipo molto mascolino, maschile, mascolino. Cioè, quest'uomo sta leggendo il giornale con la sigaretta in bocca, sembra quasi James Dean, cioè a quello mi ha fatto pensare. Molto sicuro di sé, sicuramente. Ha i suoi pensieri, eh? Sicuramente i suoi pensieri ce l'ha. Molto assorto dalle sue cose, quindi sicuramente avrà le sue cose alle quali pensare. Quello che noto anche in questa foto, ma l'avevo già estrapolato da queste carte, ecco perché vi ho detto vado un attimo ad ampliare, perché? Perché qui da questa foto, a parte noto qui un vaso, non so se lo vedete, di fiori, quindi già mi indica la presenza femminile in qualche modo. Ma noto anche i due bicchieri pieni, vedete, i due calici. Quindi senz'altro nella vita di quest'uomo c'è una donna. Ok, almeno a questo mi fa pensare. Quindi qui potrebbe non essere una persona libera al momento, va bene? O avere anche un'altra frequentazione. Comunque sia, questo è un uomo assorto dalle sue cose. Assorto dalle sue cose. Beh, come vi vede? Come vede voi? Cioè, amore. Ma vi vede come una bimba dolcissima, tenerissima sicuramente, ma anche molto molto afflitta. Vedete la tristezza nel visino di questa ragazza. Quindi qui sicuramente quest'uomo sa in cuor suo di rendervi tristi, ok? Di rendervi tristi con queste manine unite, diciamo così, sembra quasi preghiate. Come se speraste in qualcosa, come se foste lì che aspettate qualcosa da quest'uomo, qualcosa che però quest'uomo non sembra intenzionato a darvi, cioè più che non essere intenzionato lo vedo assorto dai cavoli propri, sicuramente. Va bene, voi lì che sperate e pregate che invece qualcosa accada. Badate bene, non sto dicendo che non nutre sentimenti o interesse nei vostri confronti, eh? Tutt'altro. Questa carta me lo dice, ma anche questa. Quindi qui sicuramente per quest'uomo siete importanti, ha stima di voi, qui c'è la purezza, c'è la sincerità. Quindi vi vede una ragazza quantomeno sincera, onesta, parlo di emozioni, no? Sentimentalmente parlando, nei suoi confronti. Quindi qui lui sa che nutrite un interesse sincero nei suoi confronti. Quello che però io mi pare di intuire, non ne sono convintissima al 3000 per 1000, anche perché
La domanda non verte su quello, ok? Quindi non andiamo a cercarlo, ma qui ci potrebbe essere veramente, lo dico un po' da tutte le carte, la presenza di un'altra persona, quindi potrebbe essere un uomo già impegnato in un altro rapporto, va bene? Ecco perché voi siete lì che sperate, vi augurate che invece un qualcosa in più vi venga donato. Ora le carte non me lo escludono completamente. Ok, che possiate avere di più da quest'uomo. Qui le carte mi parlano del di più, di un qualcosa che va a crescere, ad aumentare. Quindi mi dicono: guarda, tu soffri, ti disperi, ma qui la cosa con quest'uomo potrebbe andare avanti, proseguire, perché anche lui lo vorrà. Anche lui vorrà andare avanti. Anche se qui si vede, lui sa che voi non siete felici, non siete soddisfatte in questo rapporto. Poi il motivo lo sapete voi, qui sto parlando a una platea di decine di migliaia di persone, quindi mi capite che non può essere lo stesso motivo per tutti, va bene? Comunque il succo, il nocciolo è questo qua, va bene? Quindi qui si spera. Allora, qui io vi vedo quantomeno andare avanti, anche se effettivamente qui mi parla di una casa. Qui mi parla di casa, di rottura di accordi, come se non dipendessero dalla sua volontà. Quindi, come dire, qui c'è un qualcosa che lui non può fare. Quindi un accordo, magari una promessa proprio, che non potrà mantenere. Ecco perché la tristezza, ok? La tristezza. Però nelle sue intenzioni, quantomeno c'è l'intenzione, scusate il gioco di parole, di andare avanti, di far crescere questo rapporto, di portarlo quantomeno avanti, di arrivare alla meta, qualsiasi essa sia con voi, va bene? Anche se, come dicevo, prossimamente le carte mi lasciano la speranza, quindi non me la tagliano completamente, ma mi fanno vedere un accordo, una promessa, una parola data, qualcosa di questo tipo. Che non si riuscirà a mantenere, anche se, vi ripeto, qui c'è qualcuno dal cielo che vi aiuta. Ok? Cominciare dalle stelle, quindi astrologicamente parlando, sarebbe bello sapere di che segno siete o dove avete la Luna o Marte, ancora meglio, per vedere un pochino. Ma vabbè, qui se no poi mi perdo, mi perdo fra gli astri, però è quella l'indicazione che mi stanno dando le carte, va bene? Quindi, detto questo, come vi vede? Vi vede una ragazza dolcissima, sicuramente innamorata di lui questo lo sa perché vi vede soffrire, ha molta stima di voi, eh? Ha molta stima, rispetto e vi vede come una persona comunque importante per lui. E c'è un qualcosa, un qualche progetto che lui ha in mente da fare con voi, al quale vuole arrivare, anche se la strada sarà un po' lunghina, perché io qui vedo che c'è un qualcosa che impedisce, che frena quantomeno. Va bene? Quindi, però, insomma, io se devo fare il riassunto, dire sì, no, bello brutto, direi belle carte, non posso certo parlare di carte negative. Diciamo, ecco, che voi siete più, cioè, insomma, voglio dire io, questa è la vostra emozione per quest'uomo, no? Come dire, non riesco ad avere ciò che vorrei da te. E vedo che quest'uomo è molto preso anche da altre cose, sinceramente. Ok. Ovvio, detto questo, care amiche e cari amici, io anche per questo video, diciamo così, sono arrivata al termine. Spero vi sia piaciuto. Io, come sempre, vi ringrazio per l'affetto oceanico che ricevo ogni giorno da voi. Sono immensamente felice, felicissimissimissima e soddisfattissima, soprattutto per le mie carte, non solo per me. Io non sono nessuno, sono loro che parlano, quindi sono felicissima di tutti i riscontri che mi date anche privatamente, cioè dei riscontri meravigliosi, cioè mi riempiono veramente di tanta tanta gioia e soddisfazione. Io di questo vi ringrazio tantissimo.
Che dire, credo, penso di avervi detto tutto. Quindi io vi abbraccio, vi bacio, gioia e amore ad ognuno di voi e noi ci rivediamo naturalmente al prossimo video. Ciao, alla prossima!